Quante volte vi sarete chiesti che cosa dicono gli allenatori la domenica? Oronzo Pugliese, allenatore del Foggia, è il soggetto di questo veloce e indiscreto ritratto realizzato con una tecnica del tutto nuova, da fare invidia a un agente segreto. Cominciamo dai suoi pensieri, dal suo interiore monologo di stratega mentre si va allo stadio. La formazione, io penso che un Michele ce la potrebbe fare su Rivera, su Benitez credo che Lazzotto potrebbe bloccarlo. Poi abbiamo quel maledetto di Lodetti che fa decine e decine di chilometri in campo, ma infilerò lì sopra Gambino. Ma insomma il Milan. E Altafini chi lo marca? Ma penso che più di Rinaldo non ci può essere un altro giocatore. Ferroni! Oronzo Pugliese non è soltanto il più esuberante e pittoresco degli allenatori italiani. Egli rappresenta, insieme al catanese Di Bella, anche uno dei rari casi di profeti in patria del nostro calcio. È nato infatti a Turi, un paese in provincia di Bari, dove, si badi bene, non esiste neppure un campo di gioco. Pugliese, inoltre, ha il merito di aver guidato il Foggia dalla Serie C alla Serie A in sole 3 stagioni. Quest'anno, all'esordio in Serie A, Don Oronzo e i suoi ragazzi hanno tenuto finora validamente testa alle compagini provinciali più esperte, superando molte squadre di rango e rendendo difficile in qualche caso la vita alle stesse grandi. Un risultato che premia con la passione del tecnico anche la vedutezza amministrativa del presidente Rosa Rosa. Naturalmente Pugliese non appartiene alla schiera degli allenatori super pagati. Ancora oggi egli si compiace di ricordare quando, alle sue prime esperienze, riceveva cassette d'arance come premio di partita. Un po' di passerella, una stretta di mano con l'allenatore avversario e via al posto di comando, a soffrire e a sperare in una spossante alternativa di reazioni. Il signore che ce la mandi buona. Vieni, vieni! Solo! Non ce la fanno più, solo! Solo, scarto e vai! Tiro da là, tiro, la perdi! Ecco del vettore, lo fanno il gol loro, lo fanno, fortuna! Vai, via, via! No, Favalli, no! No! Favalli! Sono afflosciato, un po' di ordine, guarda, un po' di ordine. Ah, che depurizione non ce la dà. Miceli, vieni, che sei un ala. A lui, a Maione, al calmo, a Maione, a Maione. L'ha ucciso, mannaggia, l'ha ucciso. Vittorio! Vittorio! Dove? Stai ridendo qui, dove? Vittorio! E gliel'ho detto. È bastato sta papera per distruggere quello che ha fatto di buono finale. Parola no, perché ha fatto un bel primo tempo, ha fatto. Ha rubato tre metri, non gli dice nulla. Mamma. Bravo. A partita finita, il piccolo e innocente show di Oronzo Pugliese continua negli spogliatoi, attraverso il sempre vivace dialogo con i giornalisti. Perché il pubblico la beccava? Perché? Che cosa vuole? Perché gli dispiaceva lo 0-0, amico mio. Questa è la situazione. Gli dispiace, sai, gliel'ho detto a lei. Anche sugli altri campi è così. Pesce piccolo vuol mordere il grande brucia. Pugliese, per rinforzare la sua squadra, userebbe stranieri? Gli stranieri per me sono un pochino difficili. Non ci comprendiamo noi italiani, figuriamoci, riusciamo a comprenderci. Perché lo straniero lo sa cosa fa. Quando la cosa gli garba, io avere capito. Quando la cosa non gli garba, lo sa cosa dice. Ma io non avrei capito, pregare e spiegare ancora. E non lo capisce mai perché non gli suona. A sera, fuori dello stadio, tutto è dimenticato, anche per quei tifosi lontani da casa che vedono nella trasferta della squadra del proprio paese un appuntamento carico di nostalgia. Buona fortuna, Don Oronzo. Thank you.